Bocca a tutti e ben ritrovati, che non è un'offesa Bocca, è un modo di salutare croato che vuol dire ciao. Questo che vi propongo è un bel gioco con le carte, vi mostro proprio come si sviluppa. Anzitutto non so se ci avete fatto mai caso, ma alcune carte hanno un verso, cioè hanno una direzione. Questa per esempio non ha alcuna direzione, nel senso che se io la carta la metto così o così non cambia niente, cioè non è identificabile. Questa nemmeno, questa neanche, questa sì, perché vedete che questo simbolo del fiore, in questo caso ce n'è 3 col gambo verso l'alto e 2 col gambo verso il basso. Quindi questa è una carta che mi interessa. Questa è un'altra carta con un verso, però diciamo che questo è troppo marchiano, nel senso che è troppo visibile, quindi non mi interessa. Questa mi interessa perché vedete che così un rombo è verso l'alto e così un rombo è verso il basso, quindi questa ha un verso, questa no, questa no, questa no, questa sì, perché qui vedete ci sono segno di picche, c'ha 5 picche verso l'alto, la punta, e 4 verso il basso, quindi questa sì, questa la stessa cosa di prima, 3 verso l'alto, 3 punte verso l'alto e qui 2 verso il basso, questa sì lo stesso, questa sì, vedete? 5 cuori, diciamo, verso orientati, ora non so la vostra prospettiva che sicuramente è diversa dalla mia, quindi faccio casino. Diciamo che la punta in questo caso va in questa direzione e invece queste due punte vanno verso il basso, quindi questa è una direzione, questa non ce l'ha. Questa ce l'ha. Questa ce l'ha. No, ora vado un po' più veloce, questa sì, no, 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 no. No, questa sì, questa sì, no, no, sì, no, sì, 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 questa ce l'ha ma è troppo evidente, e questa sì. Quindi il nostro gioco si sviluppa esclusivamente con queste carte che hanno un verso. Ora, ciò che devo fare è dare un criterio a queste carte. Il mio criterio è disporre le carte in modo tale che la maggior parte dei segni presenti sulla carta sia direzionata verso l'alto. In questo caso, vedete, ci sono 3 fiori, 2 verso l'alto e 1 verso il basso. Quindi questo, per il mio criterio, è una carta giusta, è posizionata in modo giusto per il mio criterio. Questa non è posizionata in modo giusto, perché 2 cuori sono verso l'alto e 3 verso il basso. Così è posizionata in modo giusto. 6 di picche, così sarebbe... è in modo giusto, perché vedete la maggioranza dei picchi è verso l'alto. Questa è verso l'alto, fiori lo stesso, 4 verso l'alto e 2 verso il basso, quindi questa va bene. Cuori, 4 verso l'alto e 2 verso il basso, va bene. Picche, 5 verso l'alto e 2 verso il basso, va bene. Cuori, 2 verso l'alto e 1 verso il basso, va bene. Ora vado un po' più veloce, va bene, va bene, va bene. Vi assicuro che dopo un attimo è un gioco che viene automaticamente, non ci dovrete più pensare. Questi sono i denari, 5 denari verso l'alto, diciamo 2 verso il basso, seguendo la regola che ci eravamo dati prima. Anzitutto io posso mescolare le carte, e le posso mescolare veramente, non facendo finta o controllando la posizione di alcune, perché per me è del tutto irrilevante la loro posizione. Poi faccio pescare la carta a uno spettatore, facciamo finta prenda questa. Mentre lo spettatore è impegnato a visionare la sua carta, che in questo caso è il 6 di picche, io semplicemente svolgo questa operazione, cioè ruoto il mazzo. Poi faccio rimettere la carta dove vuole, facciamo finta me la metta che stenda il mazzo a ventaglio, me la metta qua dentro, io chiudo il mazzo, lo posso mescolare per davvero. A questo punto io farò scorrere le carte tra le mie mani e vedete che tutte le carte ora hanno la maggioranza di segni verso il basso, perché vi ricordate che le ho girate, no? Cioè tutte le carte salvo una, che sarà quella dello spettatore, quindi qui è verso il basso, qui è verso il basso, 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 a un certo punto, eccoci, 6 di picche, vedete che è l'unica carta che ha la maggioranza di segni voltati verso l'alto. Infatti 4 picche verso l'alto e 2 verso il basso. Il resto ha la maggioranza di segni
voltati verso il basso. È un meccanismo veramente banale ma molto efficace. Ora riproponiamo il gioco con una bellissima variante. L'importante è che ci sia uniformità, cioè che tutte le carte siano voltate allo stesso modo. Posso rimescolare, far pescare la carta allo spettatore, facciamo finta prenda questa. Vi mostro la carta che è il 7 di cuori, ma gliela faccio mettere dove preferisce, facciamo finta che l'abbia messa qui. A questo punto, essendo la seconda volta che propongo il gioco, offro una variabile in più, cioè do allo spettatore la possibilità di mescolare il mazzo, che è una cosa che non si fa mai quando c'è da ritrovare la carta. Lo spettatore lo prenderà, lo scompaginerà come meglio crede, poi quando me lo restituisce, attraverso qualche vibrazione particolare o in virtù di una nostra spiccata percezione extrasensoriale, mentre facciamo, eccola già subito qua, mentre facciamo scorrere le carte, adocchiamo quella che ci interessa, in questo caso il 7 di cuori, perché vedete che è l'unica che ha la maggioranza di segni voltati verso il basso. Qui la maggioranza è verso l'alto, qui è verso il basso, qui è verso l'alto, verso l'alto, verso l'alto, l'alto, l'alto. Quindi sono sicuro che la sua carta è il 7 di cuori. Poi nel momento in cui l'adocchiate, è bellino se voi ci ricamate su, perché io potrei fare subito così e dargliela. Però dà l'idea che veramente ci sia un qualcosa di losco. Se invece voi magari vi mostrate riflessivi oppure anche perplessi, posizionate il mazzo così, gli fate mettere la mano sopra, cioè regalate un po' di teatralità al gioco, no? Fate mettere la sua mano sopra il mazzo, io ci metto la mia, gli chiedo di pensare alla sua carta, poi a un certo punto gli dirò 7 di cuori. Oppure, sapendo che è la seconda, io posso fare così, dando l'illusione quasi di prendere una carta a caso del mazzo e l'avvicino a lui. Gli chiederò di girarla, 7 di cuori. Ecco, insomma, sviluppatelo come meglio credete. Il consiglio però è nel momento in cui trovate la carta di non bloccarvi subito e dargliela, no? Come a liberarvi di un qualcosa di sporco che avete fra le mani, perché così sarebbe il modo migliore per farvi sgamare o per insospettire il vostro pubblico. Io, visto che è il 7 di cuori, però continuo, butto così il mazzo, lo guardo negli occhi e dico 7 di cuori. Amici e compagni di viaggio, non sottovalutate questi giochi, perché ciò che fa la differenza non è la tecnica, ma la presentazione. Per me questi giochi sono come il pane quotidiano e li impiego abitudinariamente in reparto per regalare gioia e benessere a persone che vivono purtroppo un momento di difficoltà, però si prestano benissimo anche in ambienti diversi, più ricreativi e spensierati, e sono veramente facili. Un bacione, alla prossima. Namaste!